Amò? Hai preparato lo Zerinol? Stiamo partendo in formissima, ovviamente. Siamo pronti quasi alle 10 di mattina. Sono le 10 e mezza, che ne sono? Adesso siamo pronti per andare a Matera. Da Catania a Matera. E poi non finisce qui. Comunque, inizia il viaggio. Stiamo per partire, ma sono successe delle cose. Abbiamo fatto colazione con calma. Nel frattempo una macchina si è calata dal marciapiede e è finita su un'altra macchina. Carissimo, buongiorno. Mi hanno cambiato i copertoni. Ezio di Noop News 2000 in via Montenero. Andateci, ditegli che vi manda Ciato. Anzi, ditegli che li chiamo Ottavio, perché magari non lo sa che mi chiamo Ciato. 11:25, quasi 11:30. Vabbè, siamo in perfetto orario, diciamo. Ah, arriveremo a Matera nel 2025. Questo è un evento, mi sono fatto Catania-Messina senza fermarmi nemmeno in un autogrill. Sto camminando un pochino cagatello, vabbè che dopo 100 km non penso che ancora ci sarà il problema della cera sui copertoni, però sono quelle cose che poi i commissi dicono, mi raccomando, hai piano. Che c'è la cera nei copertoni? Porca miseria, io quando sento queste cose poi mi condiziono e mi cago tutto il tempo. Olle, vai. E poi dobbiamo aspettare il biglietto. Da qui. Allora, ore 13:06, siamo appena saliti sul traghetto, siamo partiti in perfetto orario, Ciottina. Devo ringraziare Ezio di Noop News 2000 che mi ha montato in tempi record, mi ha ordinato, montato e basta i copertoni. E adesso andiamo a fare questa mezz'oretta di traghetto, arrivare su terra italica e puntare Matera. E penso sono 4 ore e mezza adesso, tutta autostrada però. Va bene. Stay tuned. Guarda, la grotta del gusto, fanno un sacco di piatti buoni. E c'è anche la carne. Perché io penso te. Io adesso. Stasera non mangiamo. No, era McDonald's. A Matera. Già ha chiamato un ristorante ed era un bar. Ho detto tutto. Siamo nelle mani di nessuno, nelle mani di Ciottina. Qua stanno rimbalzando un'altra volta. Ho detto buongiorno, prenotazione confermata. Prenotazione confermata, così con buongiorno. Non mangiamo. Ti faccio segniamo. E siamo sbarcati a Villa San Giovanni. Guarda chi c'è. Marquez, se non corre più nel GP, corre qua a Villa San Giovanni. Adesso ci aspettano 4 ore più o meno di strada. Mo io mi fermerò al prossimo autogrill per smontare l'Action. Wow, guarda mamma. Dicevo, non voglio viaggiare con la GoPro attaccata al casco, soprattutto in autostrada. Mi risparmio questi 200 grammi che gravano sul mio tenerissimo collo. Siamo tornati un'altra volta a 19 gradi, un po' nuvoloso, però non dovrebbe piovere. Ciotti, tu vuoi dire qualche cosa, anche se non sei collegata, magari, non so, tipo un messaggio per i posteri? Che è sta cosa? Buona strada. La prima sosta all'autogrill, quello di Villa San Giovanni, perché ne stiamo approfittando un attimo per sistemare alcune cose. T'a posto? No. Che è successo? Giuro che non mi stai riprendendo. No. Sono pensato che musichetta potrei mettere se ti dovessi riprendere. Ma non mi si incastra. Dai, che ce l'hai fatta. Dai. Da fa amore. Smontare la GoPro
e ammirare questo bel nuvolone nero che ci aspetta adesso, perché dovremmo andare in quella direzione, però sembra passeggero, gli do un'occhiata al meteo, vediamo che ci aspetta. Comunque non dava pioggia oggi, mai dire mai. See you later, guys. Mamma mia, sono troppo internazionale, sto facendo un corso d'inglese, si vede? Previsioni meteo infami. Siamo a Rogliano, nel mezzo della Sila, e niente, diceva che c'era il sole, invece abbiamo beccato un paio di nuvole, però pioggerella che si può sopportare. Ci mancano 2 ore e mezzo per arrivare a Matera, ma da coprire, no, che siamo nel bagno, la chioma. Io controllo le spie. Benissimo, siamo a 2 ore da Matera e si è accesa una spia del check motore. Tutto e nulla come significato. La moto non sembra dare segni di cedimento e noi proseguiamo il nostro viaggio verso Matera con la speranza che sia una cosa momentanea o quantomeno nulla di preoccupante. Il viaggio fino adesso sta andando abbastanza bene, a parte qualche nuvoletta, abbiamo preso un po' di acqua, un po' di freschetto quando la temperatura si è passata quasi a 7-8 gradi, e ogni volta comunque passare le strade calabresi è sempre uno spettacolo. La Calabria la conosco per lavoro, ma vorrei girarla in moto. Allora, annunciazione, guarda che bello, sì. Piccolo cambio di programma, niente, dovrò fare una rubrica che la chiamerò piccoli cambi di programma. Sto allungando un attimo, circa 14 km, che voglio avvicinare a un centro assistenza Traio. Vediamo se riescono a farmi un check veloce. Ciao Carusi. Ovviamente, pur non avendo riscontrato problemi alla moto, quella dannata spia come un tarlo nella testa mi mette comunque in paranoia. Per cui, uscendo dall'autostrada Sibari, se non sbaglio, per prendere la E90 verso Matera, mi sono ricordato di una concessionaria Triumph a Corigliano Calabro. Allungheremo di un 15 km per fare un check alla moto e fare 4 chiacchiere con i ragazzi della concessionaria, il quale ci offriranno un caffè caldo e la loro simpatia. Alla fine, nulla di che. Un errore dovuto al sensore del freno che aveva preso qualche goccio d'acqua. Comunque, resettiamo tutto e si riparte. Questo imprevisto ci farà ritardare di quasi 1 ora e mezza, ma Michele, il proprietario del B&B Matera nel Verde, nonostante fossimo arrivati a ora di cena, ci ha tenuto ugualmente a darci il benvenuto, facendoci fare un giro in auto e ragguagliarci su Matera. Comunque. Allora, qui sopra c'è il castello, però lo potete solo guardare. Questo è tutto il centro, vedi che è lungo 4-5 km il centro nostro. E ogni barco che trovate scendete nei sassi. Quindi tutti... confermami una cosa, Miche. Sì. La ZTL è valida anche per anche i motocicli. Sì. Perfetto, qui sono tutte ZTL, vedi. Questa è proprio la piazza principale di Matera. Se voi stavate il fine settimana era piena. Questa è la zona che dovete visitare. Comunque, allora io non faccio pubblicità al tuo B&B. No, non ne faccio. Non ti preoccupare. Quindi questo è tutto. Lo troverete centro. Sempre pieno comunque. Quindi. Comunque, Michele numero uno, se lo incontrate salutatelo quantomeno, perché quel B&B è Matera nel Verde, io ve lo dico, però voi non prenotate, no? Per fortuna Matera, da quando siamo diventati capitale, ha svoltato. Vabbè, da vergogna d'Italia a fiore d'occhiello d'Italia. Mondiale. Poi voglio bella dire, questa maggio. Sono i pro e i contro. Cioè, ha dato molto lavoro, però qua nei ristoranti, nei cosi, noi non possiamo più entrare. T'ammazzano. Perché hanno alzato i prezzi. Sì, hanno alzato i prezzi. Vedi, ce ne stanno dovunque vuoi andare. Ma te ne do io 2 o 3. Ma dimmi, ma non è che magari sentono te che ce l'accendo? No, non mi pensano proprio. No, quanto dista da qui il mare? Noi siamo 40 km di sta qui. Dai, manco. Metà ponte. Un'oretta proprio. No, di meno di un'oretta, perché la strada è tutta dritta. Metà ponte, Policoro, Nova Siri. Poi domani stavo dicendo, se volete, visto che sono libero, se vi faccio fare un'escursione a una grotta spettacolare. Non c'è nessuna guida che vi porta. Vi porto perché lo conosco io, ma non si può andare. Cioè, se voi andate a piedi non arrivate, secondo me. L'ho tolto dal percorso turistico perché è un po', tra virgolette, pericoloso. 6 gradi. Freddo. E adesso
siamo, abbiamo preso un ristorante della quale non abbiamo segnato neanche il nome, non sappiamo il nome del ristorante, non sappiamo neanche quello che abbiamo preso. No, abbiamo preso questi qua, i peperoni, peperoni? Peperoni cruschi. Cruschi. Crusco dovrebbe cioè essere. Cioè essiccati praticamente. Sono essiccati e fritti. Sono dei brunetti di peperone essiccati e fritti. Si chiamano crusco perché dovrebbe riprodurre il suo nomato peggio del crunch. Si dovrebbe pronunciare crusco. Crusco. Sì, c'è cioè qualche derivazione dialetto. Infatti se non sono croccanti. Un croccantissimi e pure buoni. Grazie a voi. Ecco, peperone crusco. B&B preso, domani con Michele, il proprietario del B&B, andiamo a vedere una grotta che nessuno conosce, quindi ecco c'è il nostro tagliere. Passeggiando per Matera notturna, che? Gna fai? Abbiamo mangiato come due maiali. Fritto. C'è anche frezzo. Frezzo. L'amaro lucano l'abbiamo bevuto. Comunque io direi che a questo punto ci possiamo ricogliere nelle nostre camere. Vabbè, facciamo quelli fighi, scusami, tipo. Dobbiamo separati? No. Tu ti metti una vasca da bagno? C'è la doccia. E la doccia li puoi mettere all'impiedi come i cavalli. Possiamo rientrare, ci prendiamo quest'ultima insaccatina di freddo. 6 gradi, 5 gradi. Li mortacci. Ciao Max. Scusa. Siamo giusti? Perché non ci cagamenamo. Vabbè, ci vediamo domani, ma io mi vado a fare una doccia calda. E poi nanna. Allora, oggi siamo con Michele che ci sta portando in un posto che nessuno conosce, o meglio, i turisti, quelli che si guardano le guide, non conoscono. Dove stiamo andando, Michele? Alle grotte dell'Ofra. Però prima vediamo qua un po' dei sassi, vi faccio vedere una panoramica da lontano. C'è, ragazzi, ma vi rendete conto? Aspetta un attimo che andiamo a vedere il panorama. Nella zona periferica a sud-est di Matera, proprio a pochi passi dal nostro B&B, Michele ci fa strada lungo un percorso, dalla durata di circa 10 minuti, e che porta alla chiesa rupestre di San Nicola all'Ofra, o più comunemente chiamata Grotte dell'Ofra. È il resto di un'antichissima chiesa incastonata nella roccia. Anche se è frequente trovare in queste zone delle grotte millenarie, questa è molto particolare, anche grazie ai suoi scorci panoramici sulla Murgia Materna. Le sembianze ricordano molto i paesaggi della Cappadocia e tutti gli ambienti dislocati su tre livelli sono scavati nella rupe e comunicano tra loro, creando cunicoli, scalinate, cisterne e chiese.
presume infatti che fino al XVIII secolo sia stato un ambiente monastico, per poi essere trasformato in ovile. Infatti i pastori, fino all'inizio del 1900, hanno continuato ad apportare diverse modifiche per far stazionare il bestiame e ripararsi dalle intemperie. Seguendo una scalinata scavata nella calcarinite, scopriamo una cappella dedicata a San Nicola all'Ofra, dove vi è possibile vedere un affresco rappresentante una Madonna con un bambino fra due santi, poi un altare e un altro affresco che raffigura un santo, probabilmente San Nicola. Ad ogni livello ci sono delle finestre naturali che si affacciano sul torrente Gravina, regalando paesaggi unici. Ho notato che, nonostante comunque sia in stato di abbandono, questo luogo è molto rispettato dai vari visitatori, autoctoni e non, trovandolo pulito e non vandalizzato. Un bell'esempio di rispetto della propria storia e delle ricchezze che questo paese, grazie alla sua antichissima storia, ci regala. Allora carusi, siamo di rientro, la grotta del grifo, Ofra. Dell'Ofra, siamo di rientro dalla grotta dell'Ofra, del grifo sto dicendo un'altra volta, vabbè no, qui col buon Michele, l'host, nonché il proprietario del B&B dove siamo andati a dormire stanotte, Matera nel Verde, ci ha consigliato e ci ha fatto anche da guida attraverso delle grotte millenarie dove addirittura si possono andare a vedere dei fossili di quando qua c'era praticamente l'oceano. Abbiamo respirato un pochino, a parte l'aria di tufo, quello che si viveva migliaia di anni fa, che poi non sono neanche migliaia di anni fa, perché qui queste grotte proprio sono state abitate fino ai primi anni del Novecento. Un po' tutti conosciamo la storia di Matera, capitale della cultura nel 2019, e da lì ci raccontava Michele l'esplosione di turismo, di conoscenza. Adesso tutti conosciamo Matera, ma in realtà Matera è una delle città più antiche del mondo, tra le tre città più antiche del mondo, dove sono documentati i primi insediamenti della civiltà. Quindi stiamo parlando di una città non antica, preistorica. Che ve lo dico a fare, ragazzi, è emozionante. E la cosa bella è il percorso che abbiamo fatto, un percorso che pochi conoscono, anche perché molte parti di questa grotta, oltre che essere privata, comunque è anche pericolante. Quindi fate molta attenzione. Noi proseguiamo, a dopo. Nel frattempo ci hanno raggiunto Alberto e Mica. Detto che la vita da youtuber è una vita di merda. Allora, scorsetta offerta gentilmente qui dal bar. Non ce l'ha offerta? No. Cancellate tutto allora. Ma che bella passeggiata che ci siamo fatti a Matera. Asso, cave e osso. Guardate, ciotti. Ciotti, com'è? Ti è piaciuto? Bello veramente. E ovviamente c'è un cambio di programma. Sì, ad Altamura, dove i muri erano alti. Alta. Wow, non mi viene altra parola. Ragazzi, un panorama spettacolare. Perché ho la sensazione che ci siamo persi? Avete visto che non ci si perde solo quando sono io davanti? Navigator.